classica partita di fine stagione tra Borgia e il Mammola, ma il Borgia la vince meritatamente, un 3-0 secco nel primo tempo, un calcio di rigore, un altro gol di Passafaro, che lo stesso ha sbagliato anche un altro rigore, e poi la rete di Alfieri, quindi 3-0 secco nel primo tempo. Nel secondo tempo, con questo caldo, mister, siamo andati un pochettino al mare tutti quanti. Non riesco a capire il nervosismo su una partita del genere, tranquilla, serena, e intestardirsi a fare alcune dichiarazioni. A me dispiace, Borgia fino all'ultima partita farà le sue partite, il caldo sicuramente non aiuta. Sono d'accordo con lei, perché certe volte certe parole potrebbero essere evitate, perché siamo nel calcio e onestamente, la dico da giornalista, siamo un po' stanchi a sentire tutte queste frasi ogni volta sui campi di calcio, ci viene quasi la voglia di non venire più. Ma torniamo alla partita, torniamo al calcio giocato, quindi un finale di stagione che in pratica vi vede confermare il vostro quarto posto. Ma era il nostro obiettivo inizialmente, lanciare i giovani e arrivare fra i primi 4-5 squadre. Chiaramente il San Calogio, il Montone e la Vigor meritano il trittico là davanti, e speriamo che alla fine vinca il migliore. Però chiaramente per il Borgia il campionato non è finito, perché a parte le due partite che ci sono ancora, avrete un bel derby domenica prossima qui a Borgia contro l'Euro Girifalco, e sappiamo quanto è sentita questa partita. Ma l'affronteremo sicuramente come derby, i ragazzi sono carichi, non vedono l'ora che si faccia questa partita, perché andremo a Pianopoli e chiuderemo sto campionato. Ma ripeto, la mia soddisfazione è stata quella di aver lanciato tantissimi giovani di Borgia. Io mi porto un po' avanti col mio lavoro, mister, ci sono già le premesse per la riconferma e che mister Magro resti a Borgia? Ma questa è una domanda che dovete fare al presidente. Io mi auguro, ho lavorato bene. Lei vorrebbe restare? Sì, con piacere, anche perché mi sono trovato bene a Borgia, c'è un bel ambiente, ci sono dei giovani promettenti e bisogna sedersi e organizzare il futuro. Allora, siamo con il dirigente Macri del Mammola, dicevamo con il mister del Borgia, una partita di fine campionato, oltretutto con primo caldo. Perché quel nervosismo alla fine del primo tempo? No, qualche battibecco tra i giocatori, cose che succedono, niente di particolare. Poi sono calmati dentro gli spogliatoi e finita là. Ecco, il Mammola ha fatto un bel campionato per tutto, un bel girone di andata. Tutti quanti pensavamo che fosse una delle ammazzagrandi, specialmente quando ha battuto la Vigor Lamezia. Poi si è lasciato un po' andare. Dopo la partita della Vigor abbiamo giocato un infrasettimanale col Caulonia, e la partita col Caulonia ci ha tagliato le gambe a noi, perché abbiamo perso in casa dopo tanti anni quella partita e poi non ci siamo più ritrovati, tranne la partita di Montepaone, che con il Montepaone che abbiamo fatto una bella partita. Quindi diciamo che un campionato la lascia soddisfatto a metà? No, siamo partiti per fare un campionato tranquillo, quindi per me è stato un bel campionato e ringrazio i ragazzi che hanno fatto un grandissimo campionato per noi. Anche perché avevate un girone che probabilmente conoscevate anche poco. Sì, non conoscevamo per niente, quindi era tanti anni che eravamo nel girone di là, però è un bel girone, si gioca al calcio, quindi per noi è stata una bella esperienza. Grazie.